leggende metropolitane, luoghi e misteri ad essi collegati. Sotto gentile concessione degli amministratori del sito Storie Inspiegabili, che trovate in descrizione in questo video, mi accingo a raccontarvi questa storia. Buon ascolto. Chi ha potuto visitare il centro storico di Genova sa che i caruggi della città sono un labirinto di vie e vicoli stretti nel quale anche un genovese riesce a volte a perdere la bussola. Tra i tanti caruggi, Vicoli Brai non esiste, o almeno non esiste più da quando, durante la Seconda Guerra Mondiale, la città venne bombardata dai tedeschi. Ma allora chi è quella vecchina che chiede indicazioni per giungere a Vicoli Brai? Tra le leggende legate al mondo del paranormale che riguardano il cuore di Genova, ce n'è una molto curiosa. Per i Carruggi si aggira una misteriosa vecchina fantasma cercando Vico dei Librai. Ma chi prende la cartina della città, o per i più tecnologici Google Maps, rimarrà deluso perché Vico dei Librai non esiste, o almeno non più. Vico dei Librai non esiste più da quasi 80 anni. L'intera zona fu rasa al suolo durante i bombardamenti tedeschi sulla città di Genova del 1944. L'intero quartiere di Via Madre di Dio fu poi ricostruito totalmente tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70. Succede ogni 5 anni nel periodo di Natale e Capodanno in una zona abbastanza vasta che va da Porta Soprana alla zona denominata Centro dei Liguri e i Giardini Baltimora. E numerose sono le testimonianze dell'avvistamento di questa vecchina che non trova la strada di casa. Tutto ha inizio nel 1989 e termina nel 1997. Il primo avvistamento della vecchina risale all'anno 1989, quando nei dintorni di Porta Soprana alcuni passanti furono fermati da una signora che indossava abiti descritti come fuori moda e che domandava dove si trovasse Vico dei Librai, il tutto rigorosamente in dialetto genovese. Nessuno dei passanti però sapeva rispondere, nemmeno chi era originario del centro storico, e dopo pochi minuti la vecchina sparì senza lasciare traccia. Qualche tempo dopo, un mendicante raccontò di aver incontrato un'anziana signora che indossava abiti antichi. Lei gli donò una banconota, ma solamente dopo il ragazzo si accorse che erano 100 lire risalenti al 1943. Il ragazzo cercò di chiedere spiegazioni, ma invano, perché la donna era sparita di nuovo. Nel 1944, nell'attuale centro dei Liguri, l'anziana signora apparve anche ad un suo familiare, dal quale però scappò via, cingendo la sua solita borsa della spesa. Venne investita da un'auto in via delle Casacce. Nonostante molti la videro cadere a terra assieme alla frutta rotolante, quando intervenne la polizia, la donna era svanita. Nello stesso anno, una simile testimonianza fu fatta da due donne che lavoravano in un bar del centro storico, che hanno raccontato di aver visto la vecchietta entrare nel loro locale durante un giorno di neve e ordinare una tazza di latte caldo. Al momento del pagamento tirò fuori un borsellino contenente una chiave ed un'immagine sacra e che abbia lasciato alcune monete coniate nel 1940. La banconista del bar racconta di essere poi corsa fuori per restituire il borsellino alla signora, ma della donna non c'era più traccia. E ancora nel 1997 una ragazza afferma di averla aiutata a portare borse della spesa, per poi vederla svanire nel nulla. Addirittura una testimone, mentre parlava con la vecchina, cercando di esserle utile, vide avvicinarsi una sua amica che le chiese perché parlasse da sola, e rigiratasi verso la donna, questa era sparita. Tutte le testimonianze hanno molti particolari in comune. Tutte raccontano di una vecchina con un accento strano, un vecchio dialetto genovese poco conosciuto oramai, abiti di foggia sorpassata, un vestito nero, e tutti la ricordano confusa e disorientata. È possibile che siano racconti di fantasia? Confesso che stento a crederlo. Sono scettico in generale, ma questo mistero mi affascina. Ad accrescere l'alone di mistero, leggenda vuole che la vecchietta abbia accusato un malore durante il periodo della guerra e si sia risvegliata poco tempo dopo, ignara di tutto ciò che era accaduto nel suo quartiere. Questo spiegherebbe il motivo per cui non ci siano avvistamenti tra il 1944, l'anno dei bombardamenti, e la prima apparizione del 1989. E da allora vaga nei pressi di Porta Soprana cercando inutilmente di tornare a casa. C'è un'altra versione, leggermente diversa, che viene direttamente da Genova, che non tiene conto delle apparizioni ogni 5 anni. Vediamola. Questa vecchina viveva effettivamente in una casa in Vicolo Librai. La strada non ha più quel nome
e la sua casa viene effettivamente rasa al suolo dai bombardamenti, ma lei, voluta rimanere nelle dimensioni intermedia, continua a fare quello che faceva nelle sue giornate tipo: esce, passeggia per i vicoli di Genova, fa la carità a qualche mendicante lasciando sempre monetine con data di conio tra il 1800 e il 1900, e poi svanisce di fronte ad un muro dove un tempo, appunto, c'era l'entrata di casa sua. A voi trarre le conclusioni. Secondo me si può credere all'esistenza del fantasma inquieto che cerca disperatamente la sua casa o no. Si può o meno credere che l'immaginario collettivo abbia portato avanti e modificato di volta in volta una storia sentita anni prima e l'abbia trasformata in leggenda metropolitana, ma di certo questa storia serve per ricordare quel brutto periodo che per fortuna non c'è più. Che siano reali oppure frutto di allucinazioni prodotte dalla mente, i fantasmi fanno parte della cultura e la storia del fantasma di Vicolo di Librai è anche un modo per testimoniare gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, per non dimenticare il passato e i suoi accadimenti.